qual è il peso fiscale dell'occupazione israeliana in Palestina? Oggi voglio girare un video diverso dal solito, ve lo dico subito, questo è un video che non serve né a prendere follower né clienti né tantomeno essere monetizzato su YouTube, non è questo il senso. Oggi mi permetto di dare il mio piccolissimo contributo nella comprensione del conflitto israelo-palestinese, chiaramente alla luce di quelle che sono le mie specifiche competenze tecniche, cioè la fiscalità e il diritto tributario. Quindi voglio partire da un documento delle Nazioni Unite del 2019, United Nations Conference on Trade and Development, che fa il punto sul peso fiscale, su quanto costa in termini di mancato gettito erariale nelle casse della Palestina a causa dell'occupazione israeliana. Ve lo anticipo, questo non è un giudizio di valore, chiaramente anch'io ho la mia posizione netta, ben precisa, ma non sono qui a sviscerarla, perché questo non è il mio compito. Da fiscalista, appunto, al massimo è quello di farvi comprendere, di aiutare a far comprendere quanto pesa anche la gestione fiscale che deriva dal controllo israeliano in Palestina. Mi trovo non a caso in Egitto, sono poche centinaia di chilometri dal confine con la Palestina e questo è the closer I can get, siccome appunto non faccio parte né degli aiuti umanitari né tantomeno sono un reporter, ma mi occupo umilmente di fiscalità internazionale. Allora partiamo, facciamo un passo indietro, partiamo dal protocollo di Parigi, è il 1994 e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, con l'allora Yasser Arafat, si incontra con il governo di Israele a Parigi sulla CIA degli accordi che c'erano stati precedentemente, prima al Cairo e poi ad Oslo, per sancire un contratto, un agreement che fa il punto sugli accordi economici, finanziari, fiscali, monetari e valutari da un lato della Palestina, intesa come West Bank, cioè Cisgiordania più Striscia di Gaza, dall'altra parte invece c'è il governo di Israele. Che cosa era successo fino al 1994, diciamo a partire dal 1948, cioè dalla data in cui viene riconosciuto lo Stato di Israele? Fondamentalmente la disciplina, l'organizzazione degli accordi economici era fondamentalmente legata a delle ordinanze di stampo militare legate al controllo che Israele ha avuto fin dall'inizio sui territori della Palestina. I due grandi settori, diciamo, a cui era affidato lo sviluppo economico della Palestina, quello agricolo e quello industriale, erano pressoché sotto il controllo degli israeliani, tant'è che per quanto riguarda l'agricoltura buona parte delle terre concesse ai palestinesi non avevano il diritto di essere bonificate e il 40% addirittura delle terre fino al 1987 non aveva neanche accesso all'acqua. Non tanto diversa la situazione nel campo invece industriale, dove invece Israele concede microcredito alle imprese palestinesi ma non lascia mai l'autonomia e lo spazio per creare una banca privata, un istituto finanziario palestinese che potesse appunto prendere l'autonomia e la gestione della situazione finanziaria all'interno dei territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Ed è in questo contesto che arrivano gli accordi di Parigi, o meglio il protocollo di Parigi del 1994, che sarebbe dovuto durare in realtà per 5 anni consecutivi. In realtà non c'è stato un follow-up a questo protocollo di Parigi, ancora oggi tecnicamente è considerato essere l'agreement che disciplina i rapporti tra le due parti. Nel 2019, quindi saltando di 20 anni in avanti, arrivano le Nazioni Unite e da loro diritto e dovere esercitano i controlli del caso. C'è questo documento che vi lascio in descrizione, che appunto sono fatti, dati che io riporto e che prendo dalle Nazioni Unite e cerco in qualche modo di comprimere in maniera forse troppo semplicistica, ma in ogni caso vi rimando al documento stesso che vi lascio in descrizione per i vostri approfondimenti. Che cosa evince da questo documento, che si chiama appunto il peso fiscale dell'occupazione israeliana in Palestina? Evince un ammanco, un buco di 1,66 billion di dollari, miliardi di dollari, nelle casse dello Stato palestinese, legato a un minor guadagno, perlomeno, diciamo, da una parte alle perdite fiscali dovute all'evasione fiscale, all'evasione, dall'altra parte invece un mancato gettito fiscale, quindi come dire un buco
nelle casse dello Stato dovuto al contrabbando, perché sono questi due grandi fenomeni che dal 1994 in poi si sono sviluppati, l'evasione e il contrabbando. Come diretta conseguenza di cosa? Del totale controllo di Israele sui custom duties, ma anche sul sistema di riscossione, lo vediamo alla fine del video, da un lato, dall'altro invece dalla totale impotenza della Palestina, che chiaramente si è trovata in qualche modo a dover importare, a poter importare principalmente beni israeliani. Infatti Israele ha spinto evidentemente tutti quei beni di produzione interna, bloccando le frontiere, rendendo praticamente impossibile alla Palestina importare beni da altri paesi se non da Israele stesso. Ribadisco che questo non è un giudizio di valore, ma sono dati, sono fatti al 100% provati, e vi rimando nuovamente ai documenti delle Nazioni Unite, che tra l'altro non si limitano a quello di che commento oggi io, ma poi vengono sviluppati nel corso del tempo. 2020, 2021, 2022 ci sono nuovi insight con diversi approcci, mentre questo di oggi che commentiamo è esattamente sul peso fiscale, che appunto ribadisco essere di 1,66 billion, cioè miliardi di dollari. Quali sono quindi gli effetti dell'evasione e del contrabbando, legati poi fondamentalmente a che cosa? A tutti quei beni, ma anche servizi, lo vediamo da poco, che entrano illegalmente oppure con documenti ma non controllati alle dogane, oppure con documenti ufficialmente in regola ma che dichiarano un valore dei beni immediatamente fondamentalmente inferiore al valore reale. Quali sono le dirette conseguenze? Quindi sicuramente minore entrate in termini di custom e di IVA, perché beni che non passano alla dogana o passano con un valore inferiore a quello reale non riscuotono né i custom, cioè i duties alla dogana, né tantomeno l'IVA. Proliferazione del mercato nero, soprattutto per determinati beni come il tabacco, no? Quindi fondamentalmente le sigarette che vengono principalmente contrabbandate dalla Giordania. Un'alterazione dei prezzi sul mercato nero, perché chiaramente questi beni, gli stessi beni che si trovano sul mercato ufficiale, vengono a costare molto di più. Contemporaneamente ci sono degli ammanchi anche dei danni erariali anche per quanto riguarda l'IVA. Vi faccio un esempio: nel 2019 oltre 500.000 di palestinesi che avevano necessità di accedere alle telecomunicazioni, quindi banalmente per utilizzare un telefonino, facevano riferimento ai servizi di telecomunicazione israeliani, quindi banalmente carte d'identità o comunque con documenti anche contraffatti per accedere alle SIM card israeliane e quindi servizi israeliani, a cui comunque viene versata un'IVA, perché sulle telecomunicazioni, che è un B2C, vi ricordo, un business to consumer, è un principio universale, i palestinesi pagavano l'IVA ad Israele. Ancora il peso anche dei transfrontalieri: sono tantissimi i lavoratori palestinesi che si recano ogni giorno in Israele, quei salaries, quegli stipendi sono tassati in Israele. Ancora, se pensiamo che la pubblica amministrazione palestinese fa riferimento a beni principalmente israeliani per funzionare, quindi tutto quello che riguarda l'energia, tutto quello che riguarda anche per esempio lo smaltimento dei rifiuti, tutti i servizi legati allo smaltimento dei rifiuti, sono principalmente servizi per cui si utilizzano compagnie israeliane. A questo si aggiunge il sistema di riscossione. Il sistema di riscossione di molte delle imposte e dei dazi è comunque legato alla riscossione da parte di Israele, che si chiama Clearance Revenue System, tale per cui è Israele, per conto dei palestinesi, a incassare queste imposte e poi a riversarle nelle casse dello Stato. Anche in questa gestione della fiscalità ci sono stati più che degli ammanchi, dei ritardi di pagamento. A volte Israele ha sospeso anche per 24 mesi la rimessa dei soldi che vengono dalla riscossione delle tasse nei confronti della Palestina. Chiaramente questo ha creato altri milioni di euro di dollari di ammanco nel corso degli anni nelle casse dei palestinesi. Quindi, come vedete, il peso fiscale di questa occupazione è rilevante, è stato rilevante. Non esistono dati più recenti di quelli del 2019 ad oggi, ma non possiamo far altro che ritenere che la situazione chiaramente sia peggiorata nel corso degli anni e che continuerà a peggiorare. Quello che ci auguriamo un giorno è che la Palestina possa assumere un'autonomia in campo fiscale per in qualche modo gestire al meglio le proprie risorse, e quindi non possiamo far altro che augurarci l'autonomia come conseguenza della pace. Noi ci rivediamo nel prossimo video.